Philippe Solers, L'École du Mystère, romanzo edito da Gallimard, 2015. L'École du Mystère. Dapprima la transustanziazione. Quasi comincia così l'ultimo romanzo di Philippe Solers. Più nessuna sostanza sociale, più nessuna impalcatura, più nessuna copertura. Da prima la transustanziazione. La transustanziazione indica che la narrazione non avviene decostruendo la costruzione. Non è questione di disfare l'impalcatura, né di purificare la sostanza. L'enigma della transustanziazione, su cui comincia questo libro, appartiene alla scuola del mistero, che non è una scuola situabile, è insituabile ed è inedificabile per gli umani. Non è nemmeno un ricordo di copertura dell'infanzia, come potrebbe sembrare a leggere senza distrazione il romanzo. La memoria, che qui è in gioco, non è memoria del passato, sembra un paradosso, è memoria in atto, memoria che si scrive nell'atto di scriversi. La scuola del mistero corre lungo il sogno e la dimenticanza, e in tal senso è intrasmissibile. Per dire così, nessuno può frequentare questa scuola. In altri libri di Solers c'è anche il mito di una piccola equipe clandestina, no? Che sfugga alle stesse questioni di edificazione sociale. Quindi dire che la scuola del mistero corre lungo il sogno e la dimenticanza è un modo di dire che la narrazione non è cogibile senza questa transustanziazione con cui annuncia il colore del libro. Come Fanny, donna emblema di più donne, ritrova questa Fanny in più donne, che si nutre appunto di tutta la sostanza e la mentalità sociale fattesi personali, incarnatesi in questa serie di donne, non è in ogni donna. Eppure il narratore gioca con Fanny o con le Fanny, non accettandola come automa sociale, come automa sostanziato rispetto alla transustanziazione. L'esperienza del narratore, che in questo romanzo non ha nome, e che è troppo facile identificare subito con lo stesso Philippe Solers, non è semplicemente Philippe Solers il narratore nel romanzo. L'esperienza arriva a riso. Quindi senza realismo o pragmatico,
senza cadere nella psicotizzazione dell'esperienza, ossia senza essere simmetrici al personaggio o all'impersonaggio Fanny. Poi ci sono nel romanzo anche i Fanny uomini, i Fanny maschili, che forse hanno meno chance di uscire dal viaggio parallelo adiacente all'autore, adiacente al narratore. In breve, vorrebbero essere come lui, vorrebbero il successo dello scrittore che ritengono che l'abbia raggiunto. Nella narrazione emerge poi Manon, sorella, che come l'autore non ha mai ceduto alle lusinghe del discorso della morte, il discorso della buffata di sostanza e di tutti i suoi avatar, dalla macchina di lusso alla villa con la piscina e a quanto costituisca emblemi fallici del potere. La politica del fare, la sessualità, di cui è molto questione in questo libro, in questo romanzo, ma insomma, qui la letteratura è teoria, qui la letteratura non ha limite rispetto alla scienza, nel presunto discorso scientifico, perlomeno. Ebbene, la sessualità non cede in questo romanzo all'erotismo, ma è tolto l'enigma se si tratti con Manon di incesto. In questo libro nessun enigma è tolto, l'enigma è, per dir così, strutturale, non è toglibile. I problemi stanno nei tentativi di toglierlo, semmai. Toglierlo intendo togliere l'enigma donna, varrebbe a dividere le donne in due schiere, le donne enigmatiche e le donne senza enigma. Eppure, per quanto il tentativo facile di lettura possa essere quello, né Manon o la zia Odette sono donne enigmatiche, e né le Fanny sono donne senza enigma. Nelle prime sono difficili, nelle seconde sono facili. La donna, in ciascun caso, in questo romanzo, rimane l'indice dell'anonimato del nome e come tale non è rappresentabile. Le donne non sono tali e quali Fanny e Manon. Ma Fanny e Manon non sono tali e quali. Non diviene mai la donna soggetto erotico e tantomeno oggetto. E poi nel libro è questione di Proust, di Céline, di Joyce, di Heidegger. Oltre che a un'analisi delle idee impossibili da avere sulle donne, c'è, come in ogni romanzo e in ogni saggio di Solers, l'analisi della società e dei suoi attanti più che i suoi attori. E per questa via interviene la sua lettura di Heidegger.
che essendo usato nel dibattito filosofico e soprattutto sociale e politico come uno zimbello, è il caso di dirlo, ha diritto da parte dell'anomalo Philippe Sollers a una difesa d'ufficio. Preso spesso, tra l'altro, lo stesso Sollers, nello stesso modo da buona parte del pubblico francese. Sarebbe un capitolo la ricezione di Philippe Sollers in Italia e di come dopo un certo punto sia sceso l'interesse per questo autore. In questo caso Philippe Sollers parzialmente perde la lucidità per questa sua difesa d'ufficio nel leggere il caso Heidegger, e non sfugge alla costruzione delle notizie del diavolo, ovvero alle falsità. Scrive che Heidegger è sedotto, sicuramente è un'iperbole, e tuttavia non è in modo realistico che lo dice, tuttavia è quel che dice, ovvero che Heidegger è stato sedotto per 10 secondi da Hitler, e questo avrebbe dovuto essere accaduto nel 1933, questi 10 secondi, nel momento della cosiddetta sua adesione al nazismo, che poi non è per nulla cosiddetta. E invece, ancora nel 1936, Heidegger accompagna Hitler in un viaggio a Roma, dove terrà due conferenze, e una di queste ha l'ingresso proibito agli ebrei. Difficilmente identificabile questa seconda conferenza, e con l'occasione anche la prima. Solo un filosofo francese non noto me ne ha parlato con dovizia di particolari. Sarebbe da verificare se è uscito il volume che comprende anche questo nelle opere integrali di Martin Heidegger. Certo, Heidegger, come Carl Schmitt e come Gustav Jung, non ha ucciso nessuno con le sue mani, ma non mettendo in discussione la gerarchia, l'impianto, ha avallato il nazismo stesso. E qui, senza entrare ancora nel merito di quel che dopo più di 40 anni è uscito sui quaderni neri, recentemente pubblicati in tedesco. Jung, apparentemente, il meno compromesso dei tre con il nazismo, nel senso che ai primi due è stata richiesta la biura e non è mai venuta, non hanno mai smentito l'esperienza. Ebbene, questo meno compromesso dei tre è con il nazismo, al quale non è mai stata chiesta
Viola è ingrassato in quel periodo, possiamo proprio dire così, con l'istituto Göring, che è l'impalcatura che sostituisce l'istituto di psicanalisi di Berlino, si tratta di questo, avviene il trionfo della psicoterapia, ovvero del compromesso tra il discorso medico e la sua propagine psicologica e il discorso giudiziario, che si avvia comunque molto molto prima della breccia di Freud, anche nei termini, nel senso che psicoterapia è un termine che sorge nel 1891, mentre psicanalisi è un termine, questo mi pare più noto nell'ambito psicanalitico, che è stato inventato nel 1896 dallo stesso Sigmund Freud. E comunque non è questione che va verso la questione del Martin Heidegger zimbello del dibattito, no? Ciascuno può zampognarlo, può percuotere questa caricatura del filosofo che viene fatta, e quindi non è questione di isolarne pochi, di isolare il nazismo in modo facile in Carl Smith, in modo un po' più difficile in Martin Heidegger, e in un modo che pare quasi una provocazione, perché non se ne è mai parlato così apertamente della connessione tra Jung e il nazismo, insomma. Era un compromesso come di qualsiasi, che poi non c'è qualsiasi, professionista o notabile durante il fascismo. Il cemento da riscontrare era sociale, non era personale, insomma. Ebbene, non si tratta di isolarne alcuni per sbiancare i molti, ma di leggere come il discorso occidentale sfoci nel nazismo, che non è un'eccezione. Ma questo è un dettaglio, appena un dettaglio, dalla ricchezza del romanzo, perché infinite sono le questioni che apre e poi anche lascia aperte, perché anche questa lettura di Heidegger da parte di Philippe Sollers n'est pas bouclée, e non è chiusa su se stessa, e rimane aperta ad altre analisi, e noi appena accenniamo a un'altra via di queste analisi. Non è qui che riprendiamo la questione Heidegger, ma è caso di annotare l'apprezzamento di Philippe Sollers per il filosofo, la sua elaborazione del regno planetario della tecnica e l'avvenimento del ersatz, del sostituto. E così che anche gli esseri sarebbero, per l'appunto, nell'era della tecnica, divenuti sostituibili, intercambiabili. E sempre a confronto con il testo di Heidegger si accorge del riconoscimento del vero pensiero della storia per opera del piccolo numero. Altrove Sollers, ho accennato al piccolo gruppo clandestino, fa l'elogio in altri libri dell'aristocrazia, intesa come intellettuale,
Quindi la cosa non riguarda proprio una, come dire, una nomenclatura identificabile, no? Dire i nomi di coloro che sono acclamati come intellettuali sociali, loro, facenti parte di una casta. Non è proprio che questo termine, aristocrazia, si è impiegato in tal senso. Rimane comunque questa questione del piccolo gruppo di coloro che sanno e che c'è già tra Platone e Aristotele, sarebbe il piccolo gruppo di filosofi, insomma. Di certo ogni ricercatore si accorge che i più sono perplessi e smarriti, ma non è un caso che anche in Maimonide, che scrive per l'appunto verso il 1200, i primi del 1200, la guida dei perplessi, che in francese, tra l'altro, è tradotta come la guida degli smarriti, ebbene ci sia l'elogio dei perfetti, in Maimonide ci sia l'elogio dei pochi, del piccolo numero, ancora. All'inverso, recentemente, un matematico, Medaglia Fields, quella che viene detta il Nobel dei matematici, perché non c'è il Nobel per la matematica, ha abbandonato la sua ricerca perché era capito solo da un piccolissimo gruppo in tutto il mondo. Ecco, potremmo leggere anche in un altro modo questa equipe. E come leggiamo in altro modo il piccolo gruppo degli apostoli di Gesù. Solversa, da bambino, voleva ufficiare a una messa alzando l'ostia e il calice, e non si lancia in una mistificazione o una demistificazione del mistero della fede. Lo assume da laico assoluto, qual è? E ricorre all'iperbole, all'esagerazione, un procedimento per la letteratura francese quasi legato al lavoro, all'opera di Rabelais. È il modo anche di sfuggire alla propaganda della morte. Non sempre, con qualche cedimento, con qualche oscillazione. Talvolta si mischia qualche errore tecnico, qualche impossibile paragone sociale, laddove per Heidegger solo un Dio ci salverà, ed è una frase contenuta Testamento, insomma, come è il risultato, no? Pubblicato postumo, no? Su Der Spiegel, per Solvers è questione di una manon e non di salvezza. È un auspicio per gli eterni studenti della scuola del mistero, che è anche dovuto
al non accesso diretto alla parola, il non accesso diretto che gli umani sognano al godimento, al desiderio, al piacere, alla verità. Allora, talvolta una donna per sollersi. E la domanda ingenua se la rivoluzione sessuale in una stanza o in una spiaggia possa porsi come sostituto alla rivoluzione della parola. Diciamo che talvolta una donna forse appunto dire sì sarebbe già intaccare il mistero.